Buongiorno, io sono Maurizio di Italinium, vi do il benvenuto sul nostro canale. Oggi noi di Italinium parleremo con l'architetto Silvia Simeonato, l'architetto Marina Calcinoni. Cosa faremo? Apriremo una cassetta, la cassetta degli strumenti del lavoro dell'architetto. Quindi parleremo di mood boards, vi mostreremo in pratica come si costruiscono, quali sono i concetti che stanno alla base di questo strumento e vi porteremo con noi a vedere come si sviluppa dall'inizio alla fine un progetto di architettura. Buona visione! Accennavamo prima alle varie fasi della progettazione, cioè come voi vi avvicinate al cliente e quali sono i vari step per cominciare a capire intanto cosa intende alla fine ottenere da un progetto. E effettivamente qua abbiamo un sacco di materiale che penso possiamo presentare, insomma, senza svelare segreti che insomma se ci svelate poi ci dovrete uccidere, però almeno capire un attimino quali sono le fasi, perché a me ad esempio ho sempre immaginato magari la progettazione come rendering e via, invece voi comunque partite da una fase di disegno nella quale si possono fare le modifiche eccetera. Se ci volete un po' spiegare. Sì, guarda, noi abbiamo un approccio particolare e partiamo sempre dal mood board, ma sicuramente Silvia, che è l'esperta a riguardo, può spiegarvelo meglio, quindi non so se vuoi venire qui. Sì. Vabbè, qui abbiamo un progetto di un bar e diciamo che la progettazione proprio comincia disegnando a mano e prendendo anche degli spunti da locali già realizzati. Questo locale è un locale lungo e stretto ed è un locale dove il vino la fa da padrone, quindi l'idea era quella di mostrare la bottiglia di vino, la degustazione, e quindi l'approccio iniziale è stato quello di pensare di utilizzare dei materiali naturali, quindi il legno, e quindi per i clienti abbiamo proposto questo materiale che è proprio materico, è semplice però è molto molto interessante. La pietra, e quindi noi ai clienti già mostriamo degli schizzi con dei materiali che ti fanno già un po', ti portano avanti e ti mostrano quale potrebbe essere la strada per il progetto. Già posizionandoli in questo modo ti immagini come potrebbe essere il progetto finale, perché un conto è vederlo disegnato, un conto è vedere i materiali che si intendono a utilizzare. Vai a creare il mood alla fine, l'umore del progetto in un certo senso. Questi materiali, come si vede, sono molto, molto semplici, però molto molto efficaci, quindi un ferro verniciato ottone oppure un ottone vero, il legno, la pietra. Sono materiali che noi usiamo tantissimo, ad esempio anche l'abbinamento con un colore, adesso non lo so, magari qua avevamo pensato a un verde, e già componendo il mood board in questo modo ti immagini come può essere il locale nel momento in cui viene realizzato. Questa era l'idea per questo progetto, in cui c'è il legno, il colore verde, una parte di materiali per il banco. Quindi uno strumento per voi, ma è anche uno strumento per il cliente. Alla fondamentale fine. Proprio, perché insomma quando noi vi chiediamo i campioni per realizzare i progetti, è questa la strada che vogliamo percorrere. Da qui si passano ai disegni un po' più definiti. Questi sono i disegni, sono stati sviluppati partendo dalle prime idee iniziali e con i materiali che abbiamo qua a disposizione. In questa fase diciamo il progetto ha già subito un po' il vaglio del cliente, una idea di costo, una idea di tempistica, è già un progetto in uno stadio avanzato, quindi dall'idea iniziale al mood board al progetto definito. Beh, interessante anche per noi sapere che alla fine i materiali vengono utilizzati anche a questo livello, non semplicemente per mostrare ok so che sono a disposizione. Alla fine, ad esempio, anche per questi, questo è un altro progetto. Ah, ecco. Perfetto.
Vedi, questa è l'idea. Vedi, è tanto disegnato a mano, proprio con schizzi, pensieri, foto ritoccate, e poi al cliente spesso mostriamo questa cosa qui. Diciamo che noi partiamo dallo schizzo con delle idee giusto a forma di spot, proponiamo dei materiali già facendo vedere dei campioni che noi ci facciamo fornire dalle varie aziende come voi naturalmente, e mettendo tutto insieme presentiamo al cliente la nostra prima proposta. Da quel momento poi si capisce se il cliente accetta in modo positivo, se ci sono delle cose da cambiare, quindi per noi quello è il primo approccio. Solo dopo questo approccio, solo dopo aver capito se il cliente apprezza o se ha magari delle richieste diverse, passiamo poi alla seconda fase. Questo serve a noi per inquadrare meglio il cliente, quindi per capire meglio se le prime informazioni che abbiamo avuto dal cliente sono giuste oppure se dobbiamo un po' aggiustare il tiro, per capire se il cliente ha capito il nostro progetto, e solo in quel momento, se viene apprezzato, passiamo alla seconda fase, perché altrimenti si rischia spesso di continuare a presentare cose e a fare un sacco di lavoro inutile. Quindi noi cerchiamo di capire, avere degli step prima di passare al successivo, cioè noi difficilmente presentiamo un progetto a un cliente già con i render, con il progetto definitivo. Noi facciamo sempre piccoli passi. Ma i clienti come reagiscono a questo genere di strumento? Cioè, non è così diffuso? No, però è efficace. E spesso cioè noi... il cliente come lo vive? No, bene, diciamo. Soprattutto quando vedono i plastici. Noi spesso, questo è un progetto di un hotel, di un business hotel, serve anche a noi realizzare un plastico. Sì. Quando arriviamo dal committente con questi oggetti, proprio dicono: ah, ho capito, già si immagina il volume e quindi il passo al dettaglio è più facile. Cioè, già con questa composizione è un plastico di studio molto semplice, questo. Io ti sì. faccio vedere molto semplicemente, senza tanta, tra virgolette, dettagli architettonici o disegni complicati che magari i clienti spesso non capiscono. Io ti dico: questa è la tua area, qui c'è il verde. La mia idea è quella di fare tre corpi che si innestano e si girano in questo modo. Questa è l'idea iniziale. Cosa ne pensi, cosa non ti pensi, hai delle idee, può andare bene, sì, no? Quindi si discute su questo, che è già un primo approccio, perché tu tante volte gli porti le piante, i prospetti, le cose già definite, il cliente non capisce. E la stessa cosa vale per i mood dei locali. Già tu gli fai vedere una distribuzione in pianta, delle foto di riferimento, di cose a cui ispirarsi, dei materiali che lui può già toccare, può verificare, può vedere, toccare con mano, e quindi rendersi conto anche delle texture, dei colori, degli abbinamenti, è già più facile. Diciamo che è più facile entrare nel... È più facile, certo che per un cliente, sì, per un cliente è sempre difficile un po' immaginare un progetto, perché sì. Non essendo del mestiere non è facile, però così un po' alla volta si incanala. Quindi per noi risulta poi alla fine, più semplice. Sì, no? Poi alla fine arriviamo a dei disegni in scala 1:1, ad esempio qui ci sono dettagli proprio, sì. Questa già una questo fase, è diciamo... di cantiere, però è un disegno molto di facilissima comprensione, però per arrivare qui bisogna fare tutta una serie di ragionamenti, cioè sì. Infatti è progetto esecutivo, sì. Dove il committente non ha neanche... torniamo a quello che si diceva committente prima, è una fase spesso non li vede neanche in cui questo. Poi ti tocca riprendere degli aspetti che magari il cliente non erano chiari o non li aveva percepiti. Sì, ecco. Come diceva Marina, il committente non li vede, non li capisce, non capisce la difficoltà di questi dettagli, perché nel momento in cui arrivi qui devi fare così, altrimenti sbagli. Grazie. Prego. Ok, grazie del tempo che ci avete dedicato, della spiegazione, in particolare di quest'ultima parte sulle varie fasi della progettazione e sui materiali. E vi ringrazio, insomma, per la disponibilità che ci avete dato e soprattutto per il fatto che sinceramente ci siamo sentiti anche liberi di poter comunque tirare in ballo argomenti controversi in un certo senso. Sapendo che alla fine le discussioni sono fatte semplicemente per trovare dei punti di contatto, quindi era inevitabile, abbiamo fatto volutamente anche la parte del diavolo, speriamo che sia
l'abbiano trovato di interesse, insomma, chi ci ha seguito, chi ci seguirà, chi vedrà il video, che invitiamo a iscriversi al nostro canale cliccando sulla campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicheremo qualche video. E fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e basta, ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie ospiti. Grazie a voi, grazie. E grazie per il supporto che ci date in tutti i progetti che facciamo, quindi grazie, continuate pure così e spero che non abbiamo annoiato nessuno, che sia stato interessante questo colloquio che c'è stato. Speriamo questo... almeno che non ce lo dicano se si sono annoiati, perché sennò... Grazie. Grazie ancora.